Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo della tanto chiacchierata Canon M50. Perché questa M50 è una camera tanto chiacchierata? Beh, innanzitutto perché è una camera mirrorless di casa Canon che va ad ingrandire il parco camere mirrorless che Canon sta sviluppando e producendo. Innanzitutto parliamo di un corpo macchina completamente compatto, una buona forma, abbastanza leggero, senza ottica è abbastanza leggero. Le specifiche tecniche le lascio alla scheda ufficiale. A me quello che interessa raccontarvi è la mia esperienza d'uso con questa macchina. Innanzitutto è stata tanto chiacchierata perché è la prima mirrorless di Canon ad integrare il 4K in camera. Questa è stata la feature che l'ha resa interessante praticamente per chiunque, tant'è che molti l'hanno dichiarata che questa è la nuova camera da vlog migliore che c'è sul mercato. Innanzitutto è una gran camera, funziona veramente bene, ha tutte le specifiche delle sorelle minori e maggiori, perché ricordiamoci che questa qui non è la top di gamma della serie mirrorless di Canon, perché c'è ancora la M5, mentre M50 con il suo form factor molto ma molto ridotto, il suo peso leggero e grandissima cosa, lo schermino completamente ribaltabile di 180 gradi, è diventata, e con la possibilità di registrare il 4K in camera, diventa molto molto appetibile, soprattutto perché il costo proposto al mercato di listino è davvero molto basso. Contro le altre cose, la lente in kit 15-45 purtroppo non è una lente delle migliori, ma è una delle lenti che fa parte del corredo delle ottiche per camere mirrorless di Canon EFM. Sì, perché ricordo che le camere mirrorless di Canon hanno un attacco specifico, che è questo qui praticamente, l'attacco EFM, al quale sono adattabili tutte le lenti di casa Canon tramite un adattatore. Anch'esso originale, non ha un costo molto eccessivo e mantiene tutti gli automatismi delle lenti. Naturalmente, utilizzando lenti Canon molto più performanti, le immagini naturalmente diventeranno molto più performanti, la camera in sé ne guadagna tantissimo di qualità, ma perdiamo il concetto di mirrorless così come è stato studiato da Canon, ossia di camere leggere e portatili e soprattutto compatte. Questo lo si denota anche dalla lente, stessa lente che ho provato su M5, ho provato su M10, le ho provate un pochino su tutte le macchine, lente che praticamente con la ghiera, con questo pulsantino, con questa slitta, ci permette di richiudere l'obiettivo, perché in fase di utilizzo l'obiettivo è questo a 15 e così a 45, invece in fase di riposo, utilizzando questa levettina, diminuisce la sua compattezza. E così funziona con tutti gli altri obiettivi della serie FM, che sono tutti quanti pressoché molto compatti. Ma veniamo alla camera. Camera con sensore da 24 megapixel, col processore d'immagine DigiCotto, restituisce delle buone immagini. Fotograficamente sono rimasto sorpreso, perché mi ha sorpreso molto di più paradossalmente della M5, anche se fondamentalmente dovrebbero avere lo stesso sensore, soltanto che questa qui ha un processore migliore. Ha la possibilità di scatto continuo fino a 10 fotografie per secondo,
Naturalmente scatta in RAW la macchina, quindi ha la possibilità di scattare sia in JPEG che in RAW. Ho editato qualche fotografia che trovate sul mio profilo Instagram. Se andate, io aggiungo sempre l'hashtag della macchina con cui scatto quella fotografia e ci sono delle interessanti fotografie fatte con la M50. Essendo una camera in APS-C, abbiamo un fattore di crop delle ottiche di circa l'1,6x. Ciò significa che un 15 mm ci diventerà super zoom 24 mm. Equivalente naturalmente full frame, ma c'è un ma. Il ma fondamentale è che quando utilizziamo le ottiche o le ottiche sia in modalità fotografica che in modalità video, massimo in full HD, il fattore di crop rimane lo stesso, mentre se giriamo in 4K il fattore di crop aumenta ulteriormente. Sul sito nella scheda tecnica non è specificato un valore preciso, ma si avvicina molto al fattore di crop di una micro 4 terzi fondamentalmente, cosa molto ma molto fastidiosa, ma davvero tanto fastidiosa perché almeno che non si utilizzi un'ottica molto più larga rispetto a quella del kit, è per esempio impossibile riprendersi da soli in questa modalità qua, perché il volto prende pienamente tutta la faccia, anche perché secondo me il fattore di crop sarà del 2,2%, 2,4% addirittura, e quindi un 15 mm mi diventa un 35, se non addirittura un 40. Come detto, schermo ribaltabile è una delle cose migliori di Canon, special modo nello schermo, è il fatto che sia touch, non solo touch all'interno per il picking del focus, che avendo il dual pixel autofocus siete sicuri che non ne sbaglierà un colpo, special modo in modalità fotografica, anche in modalità video funziona davvero benissimo. Attenzione al 4K, ma ci arriviamo dopo. Stavo parlando dello schermo che è un 3 pollici molto ben definito, parlavo touch, e la cosa bella rispetto alle concorrenti è che touch anche all'interno del menu. E tra le altre cose, rispetto alla concorrenza, il menu di Canon è molto ma molto più semplice. Molto più semplice ed intuitivo, non che gli altri non lo siano, semplicemente hanno molti più comandi suddivisi in molte più pagine. Invece, grazie a una struttura di icone molto semplificata e al fatto che sia touch, quindi è molto facile passare da un menu all'altro, abbiamo la possibilità di ricordarlo molto più facilmente, quindi trovare tutte le funzioni di cui abbiamo bisogno in modo molto più semplice. Parlavo di autofocus. Il problema dell'autofocus sorge quando utilizziamo la camera per riprendere immagini a 4K, perché si disattiva il dual pixel autofocus. Non capisco questa scelta, purtroppo non mi è dato capirla, ma il problema è che viene utilizzato il sistema di messa a fuoco a contrasto e che quindi è poco preciso. Non dico rumoroso, ma ha difficoltà a mettere a fuoco soggetti molto vicini, quindi diventa molto meno utilizzabile e molto meno precisa rispetto all'utilizzo in Full HD. Dato che stiamo parlando di parte video, voglio un attimo parlarvi dei frame rate, perché in 4K la macchina registra massimo 25 frame al secondo. Vi ricordo che il 4K in realtà è un Ultra HD. In Full HD arriviamo massimo a 60 fotogrammi al secondo in NTSC e 50 fotogrammi al secondo in PAL, mentre c'è la possibilità in HD, quindi a 720p, di arrivare fino ai 120 fotogrammi al secondo. Sul corpo della camera troviamo ben 9 tasti personalizzabili, oltre alla ghiera per la selezione delle modalità, una sola ghiera funzione per quanto riguarda la selezione dei vari parametri, che però può essere fatta anche tramite touch ed è molto più comodo. Troviamo un flash interessante ed utile per chi la utilizza come amatore, per chi ne ha necessità al volo, è bene averlo presente. E abbiamo un EVF abbastanza nitido, ma l'unica cosa che mi ha fatto storcere il naso, e che probabilmente è colpa mia all'interno delle impostazioni, se io ho lo schermo acceso, quindi in questo modo qui, quindi ho lo schermo ribaltato verso l'esterno e avvicino la faccia allo schermo, all'EVF, l'EVF non si attiva, ma si attiva soltanto se io chiudo completamente il monitor. In questo caso qua si è attivato l'EVF. L'EVF è un OLED abbastanza definito, piacevole da utilizzare, ma il gran scopo di questa macchina è l'utilizzo del monitor in tutte praticamente le posizioni, quindi è possibile scattare in verticale in questo modo riuscendo a guardare lo schermo, è possibile fare delle fotografie verso l'alto inclinando il monitor in questo modo. Insomma, il monitor ribaltabile laterale che abbiamo conosciuto e trovato sulle 70D, 80D, 60D è molto molto comodo, lo sappiamo già, e quindi è un grande vantaggio rispetto alle concorrenti, rispetto a tutta la serie delle mirrorless di Canon.
questo stabilizzatore non ha stabilizzatore IBIS a 5 assi, ma uno stabilizzatore digitale per quanto riguarda, integrato per quanto riguarda la parte video, mentre per la parte fotografica sfrutta naturalmente la stabilizzazione delle ottiche ove presente. Vi ho detto un pochino quasi tutto. Naturalmente la camera ha una serie di connessioni wireless, quelle ormai la dotazione standard Wi-Fi, Bluetooth, NFC, mentre per le connessioni che troviamo sul lato la connessione una mini HDMI e una micro USB. Sotto troviamo il vano per batteria e SD e lateralmente troviamo solo e soltanto, e fortunatamente, lo spinotto per il microfono. Non abbiamo un ritorno audio, non c'è possibilità di avere un ritorno audio mentre registriamo. Ha naturalmente una cassa interna per farci ascoltare quello che abbiamo ripreso in modalità di riproduzione, ma in modalità di ripresa non abbiamo modo di poter sentire cosa stiamo registrando. Ultima nota, diciamo positiva e negativa, ma abbastanza neutra, perché tutte queste camere di casa Canon sono abbastanza omogenee su questo aspetto, è la sensibilità degli ISO. Andiamo dai 100 ISO ai 25600. Naturalmente in automatico si ferma tra i 100 e i 6400. Io ho fatto un test di utilizzo degli ISO e purtroppo, come tutte queste tutta la famiglia Canon mirrorless, il mio limite è 1600, ma 1600 proprio esagerando, perché purtroppo la grana si vede. Non è un sensore retroilluminato come quelle delle Sony, che riescono a reggere molto di più. Quindi oltre 1600, forse 3200 utilizzabili ancora, ma oltre sono praticamente immagini inutilizzabili. Insomma, queste erano le mie opinioni sulla Canon M50, una macchina tanto chiacchierata, tanto attesa e che con un qualcosina in più e anche un costo leggermente maggiorato sarebbe potuta diventare una mirrorless Canon davvero fantastica. Se ad esempio avessero eliminato il problema del crop del sensore della registrazione in 4K, avessero lasciato il dual pixel autofocus sulla registrazione in 4K, insomma erano queste per me le migliorie da apportare, perché sono rimasto letteralmente sbalordito dalle immagini che sono state prodotte. Infatti sono davvero profonde, i colori sono davvero molto interessanti. La macchina è molto stabile in mano e anche la stabilizzazione digitale funziona molto bene. La consiglio? Sì, assolutamente sì. La mia camera, la mia mirrorless consigliata per metà 2018 praticamente, anche perché comunque abbiamo una vastità di possibilità di scelte di lenti grazie all'enorme comparto di lenti Canon. Certo, perde un pochino il senso della camera mirrorless da portare in viaggio con lenti più grosse. Ma se volete una macchina che faccia delle ottime fotografie e degli ottimi video e volete fare anche vlogger, perché questa macchina è stata dichiarata la miglior macchina da vlogger, da travel vlogger, non sarà la migliore, non è assolutamente la peggiore, è un'ottima camera, io ve la consiglio, specialmente al prezzo presentato sul mercato, che non è assolutamente tanto. Insomma, se questo video vi è stato utile, lasciate un mi piace. Se avete delle domande potete scrivermi qui nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per avere sempre tanti aggiornamenti e novità. Infine, non dimenticatevi di seguirmi su Instagram, perché lì, sulla nuova IGTV, pubblicherò dei riassunti di video che escono su YouTube un pochino prima, così vediamo come vanno. Insomma, cos'altro dirvi? Ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.